È incredibile come 5.000 anni fa l'uomo sia riuscito a costruire, senza ponteggi e senza una goccia di calce, monumenti funerari alti sino a 8 metri, quasi una casa di due piani. Cioè, loro si limitavano a mettere una serie di pietre una a fianco all'altra, facendo sporgere quella superiore sempre un po' di più, fino a quando queste non si ricongiungevano in alto. La struttura ha avuto questa fase di incastro e si è incastrata. Per distruggere questa struttura in pietra dobbiamo iniziare dall'alto, piano piano, piano piano, a forma circolare, andando a finire alla base. Questo è il metodo come si può distruggere, ma se vogliamo togliere una pietra qualsiasi, anche, vabbè, questa no, ma anche l'architravo, qualsiasi cosa vogliamo distruggere, cade soltanto una pietra, due, ma non tutte qua. Sino a non molti decenni fa si credeva che questi cumuli di sassi fossero solo ammassi di pietre, così alcune tombe sono state smantellate e le pietre sono state riutilizzate per la costruzione di case. Immaginate però la sorpresa dei nostri bravi contadini panteschi quando all'interno di questi cumuli di sassi hanno trovato degli scheletri umani. Gli scheletri rinvenuti erano rannicchiati in posizione fetale, come fossero nel grembo materno, con la testa rivolta verso l'entrata del sese e con accanto utensili vari da cucina e cibo. Certo che deve fare un bel effetto trovarsi all'interno di una tomba che sta in piedi da 5.000 anni. Ma vuoi vedere che è rimasta in piedi 5.000 anni e crolla proprio adesso che siamo qui dentro noi?